Ciao a tutti, sono Bello sul canale Bello Film Series, bentornati in questo nuovo video. Oggi per parlare di Blackbird, nuova serie di Apple TV Plus. Prima di cominciare però, come sempre, vi ricordo di mettere like al video, quindi pollice in su, e se vi va di iscrivervi al mio canale con un semplice clic sul tastino iscritti che trovate qua sotto nell'interfaccia di YouTube. Allora, è uscita da pochissimo questa nuova serie, si intitola Blackbird. Siamo arrivati alla quarta puntata, quindi ancora in corso. È una miniserie, in tutto saranno sei, se non mi sbaglio. Venerdì scorso c'era la premiere delle prime tre, oggi è uscita la quarta. Serie, secondo me, molto molto interessante, la consiglio tantissimo. Se avete Apple TV, guardatela, se non ce l'avete, fate Apple TV, che non mi stancherò mai di dirlo. Costa poco, costa 4 euro e 95 euro, mi pare. Se avete un device nuovo vi danno 3 mesi gratis, però anche se il canale della Apple non è mainstream come Netflix, Amazon o Disney Plus, e anche se i prodotti sono limitati, perché a livello di numeri ce ne sono sicuramente meno che negli altri super canaloni più blasonati, però la qualità di tutti i prodotti della Apple è molto molto alta. Troverete delle, secondo me, bellissime serie e anche molto diverse una dall'altra. La più famosa oggi, quella che ha spaccato, è Severance, Scissione, serie originalissima con un finale stupendo, una puntata meglio dell'altra. Fra l'altro, mi pare è stata candidata anche agli Emmy Award, però ce ne sono anche tante altre che meritano, tipo la The Morning Show, che è arrivata alla seconda stagione, la prima molto molto bella, la seconda magari un pelino meno, però merita di essere vista. Ted Lasso, anche lui ha vinto un sacco di premi. Ci sta, sì, quella con Jason Momoa, che è una serie un po' particolare, dove sono tutti ciechi più o meno, però molto molto bella e anche molto molto cruda, e tantissime altre, tra cui la Foundation, che ha riscosso un sacco di successo, è già stata rinnovata per una seconda stagione, che diciamo forse è stato il prodotto più visto di Apple TV Plus, è piaciuta a tanti, tipo a me, un po' meno forse ai puristi perché è ispirata dai libri di Isaac Asimov, però almeno io la penso così, è una serie TV comunque ispirata, quindi non possiamo aspettarci di vedere il libro fatto e finito. Il libro rimane là, bellissimo. Io purtroppo non li ho letti, anche se sono una pietra miliare della fantascienza, però comunque ho apprezzato enormemente la serie. C'è Emily Dickinson con la Steinfeld. C'è For All Mankind, che è una serie bellissima, che è una specie di what if, dove ci fanno vedere cosa sarebbe successo se non fossero stati gli americani ad arrivare per primi sulla Luna, ma invece fossero arrivati i russi, e da là poi cambia tutto, la serie parte in una maniera per poi diventare altro. Insomma, secondo me Apple TV merita tanto, come merita questa ultima serie che si chiama Blackbird. Di cosa parla? È una serie drama, una serie per ora, fino al quarto episodio, anche mystery, anche giallo, diciamo, perché dobbiamo scoprire qualcosa, e parla fondamentalmente di due persone, che sono Larry e Jimmy. Larry, interpretato da Paul Walter Hauser, bravissimo attore, ha fatto, per dire, Richard Jewell, il film diretto da Clint Eastwood, e lui, diciamo, cos'è che unisce questi due personaggi? Gli unisce la galera. Quindi Larry lo troviamo già in galera, mentre Jimmy, che è interpretato da Taron Egerton, anche lui bravissimo attore, forse più famoso anche di Larry, perché Taron Egerton è quello che ha fatto l'Elton John di Rocketman, bravissimo in Rocketman, è bravissimo anche qua è a metà fra, non so, recita che sembra un po' James Dean e un po' Robert De Niro, primo tipo, diciamo, quello del Padrino parte seconda. E cos'è che li unisce? Allora, la loro storia. Jimmy è praticamente una specie di ragazzotto, una specie di spacciatore che è stato beccato per X motivi ed è in galera e deve scontare la pena per 10 anni e si trova in carcere.
In carcere, appunto, si trova anche Larry e lui è in galera perché? Perché è sospettato di essere un serial killer, o almeno un presunto serial killer, di aver fatto fuori 14 ragazze, di averle sepolte, e queste ragazze non si trovano più, se ne sono ritrovate solamente due, non riescono a incriminarlo, quindi c'è il dubbio se sia lui il serial killer oppure no, perché è un personaggio molto strano, molto particolare, molto affascinante, diremmo anche è una specie di caricatura forse del serial killer, però molto dark, vista l'ultima puntata dove ci fanno vedere dei flashback del suo passato. All'inizio loro due si trovano in due carceri separati, però siccome a Jimmy viene proposta lo sconto di pena se riesce a convincere Larry a dire dove ha messo queste ragazze, o se effettivamente è stato lui ed è lui il serial killer ad uccidere le ragazze e averle sepolte, perché non si riescono a trovare, talmente è bravo a mettere sottoterra le persone. E quindi Jimmy accetta questa cosa di fare la spia, l'infiltrato da parte dell'FBI, e quindi si ritrovano tutti e due nello stesso carcere, e dalla puntata 3 comincerà il loro rapporto che Jimmy tenta di far diventare un'amicizia che viene presa bene, o almeno sembra di essere presa bene da parte di Larry, anche se però lui è sempre molto sibillino. Larry è il classico personaggio che non si riesce a capire se ci è o ci fa, non riusciamo a capire se sia per davvero un serial killer oppure non lo sia, se è pazzo per davvero oppure se è un pazzo che però cosciente e che elabora e organizza e progetta tutto quello che fa. Quindi il bello della serie è questo, per ora, è riuscire a capire come va l'indagine e riuscire a comprendere se effettivamente sia Larry il serial killer che l'FBI sta cercando, e vedere come Jimmy riesce a insinuarsi, se ce la fa, se riesce a superare questa cosa, oppure se verrà fregato malamente da Larry, perché potrebbe andare anche così. È una miniserie, le puntate in tutto sono 6, per ora nella quarta puntata, che forse è la migliore delle 4, ci hanno fatto vedere il passato di tutti e due i personaggi, e il passato di Jimmy, diciamo, è più classico, perché il passato di Jimmy è quello di un ragazzo che aveva buone speranze, figlio di un poliziotto, c'ha tutta una storia tribolata perché i suoi si sono separati, che adesso non sto qua a raccontare, ha le sue ferite, e quindi diciamo si è ritrovato probabilmente a diventare una specie di spacciatore per riuscire nella vita, diciamo. È partito bene, però ha preso la via cattiva. Mentre la storia di Larry è molto più difficoltosa, è molto più, come dicevo prima, dark, è molto più, impressiona molto di più. Perché? Perché ci fanno vedere come il padre, in pratica Larry, è figlio di un becchino, anche un fratello che si chiama Gary. Loro sono gemelli, solo che lui è il gemello venuto fuori male. Invece Gary è il gemello venuto fuori bene, e anche qua del gemello ce ne si potrebbe parlare perché la serie è sibillina pure qua, però ci fanno vedere che il padre, che era il becchino, non era sicuramente uno stinco di santo, e costringeva Larry a fare il suo lavoro, però la notte cosa faceva? Dopo che avevano sepolto le persone, i morti, le bare, si portava dietro il figlio per tirar fuori le bare, tirar fuori i morti, fregargli tutti gli oggetti che venivano, con cui venivano messi sottoterra, e quindi noi lo vediamo prendere anelli, prendere gemelli, prendere, che ne so, soldi, parla anche di soldi lui, fino a che c'è una scena in cui è costretto, per prendere la fede dal padre, col tronchesino a tagliare il dito. E la cosa bella o brutta è che alla fine, a forza di farlo, probabilmente gli piace pure. Quindi parte tutta la deviazione che ci proietta a Larry che noi vediamo in carcere oggi, che sembra a metà, come dicevo prima, fra il malato mentale, che però non si capisce se in realtà è più una maschera per sfogare poi i suoi istinti, che sembrano quelli rivolti alle ragazze, perché lui non è successo con le ragazze, però comunque
si vede che ha questo rapporto strano con le donne, dice di essere stato picchiato dalle ragazze, quindi forse aveva paura delle ragazze, e quindi ha sviluppato dentro di sé questa forma di serial killer per accopparle e sotterrarle e farci prima quello che voleva. Insomma, avete capito quello che voglio dire. Serie molto molto bella, serie molto interessante, fatta benissimo. Prime due puntate forse sono un pelo lente, però volutamente servono a presentarci sia Jimmy che Larry, mentre, come dicevo, dalla terza in poi loro si uniscono e quindi comincia la storia vera e propria. Vedremo come va. Ad ora io dico, è Larry il serial killer? Sembrerebbe di sì. Però c'è il discorso del fratello gemello, ce l'hanno fatto vedere un pochino, ci dicono che hanno le stesse passioni, perché in pratica loro si spostano da uno stato all'altro per partecipare a questi roleplay della guerra di dipendenza sudista. Infatti Larry c'ha i baffoni così, o i basettoni enormi come i generali, dice lui, dei sudisti, dei generaloni dell'esercito sudista. E quindi non vorrei mai, almeno sembra che forse Larry non è l'unico responsabile, ma c'è Gary dietro tutto. Quindi, come lui, come gemello è riuscito male e Gary ha preso da lui, o quando era nella pancia della mamma si nutriva di Larry, non vorrei che anche qua magari Larry è quello che fa le cose, però la mente diventa Gary, quindi sono entrambi complici. E per questo forse Gary difende così tanto il fratello, dicendo che non è vero, che è un bugiardo cronico. Ci fanno vedere che Larry o Gary, oppure loro due d'accordo, seminano delle prove per sviare, per far sì che i colpevoli sembrano loro, ma poi Larry sembra talmente fuori di testa, talmente malato mentale, che non può essere incriminato. Anche se viene incriminato, non verrà mai incriminato come serial killer, ma la pena gli verrà attenuata perché è incapace di intendere e di volere. Quello è quello che sembra a me. Poi ripeto, vedremo nelle ultime due puntate. Sono anche poche due puntate, perché c'è parecchia carne al fuoco. Dobbiamo vedere anche Jimmy fino a che punto arriva. Ci fanno vedere una scena apocalittica all'interno del carcere dove semenano come tutti i colori. E poi ci sono anche i due dell'FBI, tra cui uno dei poliziotti è un attore molto molto famoso, che è Greg Kinnear, attore che ha fatto, che ne so, C'è posta per te, Qualcosa è cambiato con Jack Nicholson, insomma un sacco di film, e lui interpreta Brian, che è il poliziotto che per primo ha incriminato Larry. Insomma, vedremo come va. Da parte mia vi dico, se potete guardatela, ma in assoluto guardate, se vi piacciono le serie TV, guardate Apple TV Plus, perché merita tantissimo. E detto questo, ho detto tutto, spero che questa mia piccola chiacchierata su Blackbird vi sia piaciuta, e come al solito vi saluto, vi ringrazio e vi abbraccio, e ciao a tutti da Bellufeal, prossimo video!